Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing da parte di eximhardware.com. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione, come possiamo già vedere, la nuova Razer Huntsman Mini. La nuova tastiera da gaming ultra compatta da parte di Razer con form factor del 60%, una tastiera ultra compatta destinata soprattutto ai videogiocatori. Partendo velocemente dalla confezione, possiamo osservare l'immagine illustrativa della tastiera, l'adozione degli switch ottici Razer clicky di colore viola, che sono la controparte dei Ceramics blu, il logo che ci ricorda il form factor del 60% per quanto riguarda la tastiera, adozione di switch Razer Optical, keycaps double shot PBT per assicurare lunga durata ai caps della tastiera, un cavo con connettore Type-C removibile. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa della tastiera con una sorta di esploso degli switch ottici Razer clicky di colore viola. Troviamo una sorta di riassunto per gli shortcuts della tastiera che sono relativi agli effetti di illuminazione, quindi premere Fn più Ctrl da 1 a 7 per variare i vari effetti, 2 anni di garanzia, classica supporto al Razer Chroma RGB e supporto al software di gestione Razer Synapse 3. Giusto per una veloce comparazione, questa è la confezione della Huntsman Mini, mentre questa è la confezione della già recensita Huntsman Tournament Edition. Come possiamo vedere, la confezione e ovviamente anche il relativo prodotto è quasi la metà. Se abbiamo ricevuto l'Huntsman Tournament Edition con i lineari, questa volta abbiamo ricevuto l'Huntsman Mini con i clicky, quindi di colore viola rispetto a quelli di colore rosso che sono la controparte dei Ceramics Red. All'interno della confezione troveremo, per quanto riguarda la Huntsman Mini, un ringraziamento da parte di Razer per aver acquistato il prodotto, una sorta di start guide per quanto riguarda la tastiera, che sicuramente non ci servirà, essendo plug and play, e degli sticker Razer Chroma da applicare dove vorremo. A seguire troviamo il cavo con il rivestimento in treccia di tessuto removibile per trasportare la tastiera ed eventuali lamparti, visto anche il formato e la tipologia di tastiera. All'estremità troviamo il classico connettore USB con inserto di colore verde acido. Troviamo anche il logo Razer nella, diciamo, parte esterna di plastica del connettore, classico cappuccio sia per questa estremità sia per l'altra che nasconde e cela il connettore USB Type-C. A seguire troviamo infine la tastiera che è la Razer Huntsman Mini. Come possiamo osservare, il design, le dimensioni sono ultra compatte, design molto elegante grazie a una colorazione total black. Non abbiamo né frecce direzionali, né tastino numerico, né tasti funzionali nella parte superiore. È una tastiera ultra compatta destinata esclusivamente o comunque principalmente ai videogiocatori che richiedono la vicinanza quanto più possibile ai tasti in modo da effettuare combinazioni di tasti o comunque la pressione degli stessi in modo davvero rapido e veloce. Come possiamo notare, la fila dei tasti numerici nella parte superiore è in doppia funzione con i tasti funzione classici, quindi il tasto 1 da F1 al tasto F12 nella parte di destra, con la combinazione Fn e Ctrl da 1 e 7 per, diciamo, gestire gli effetti di illuminazione come abbiamo già visto nel retro della confezione. Troviamo anche altri tasti in doppia funzione, quindi il set tipo QWERTY, troviamo i tasti multimediali. Troviamo sulla Y la possibilità di registrare le macro, sulla U troviamo la possibilità di attivare la gaming mode, quindi per disattivare il tasto Windows e eventualmente disattivare la possibilità di tornare accidentalmente al desktop quando saremo in gioco. Troviamo sui tasti GH la possibilità di aumentare o diminuire l'intensità della retroilluminazione per singolo tasto di tipo RGB. Troviamo le freccette direzionali sui tasti I, J, K, L, page down, end, pause, ins, mentre li troviamo sui simboli punto esclamativo, punto interrogativo e così via. Non troviamo invece altri tasti in doppia funzione. Nel retro della tastiera troviamo un design già visto con il modello Tournament Edition. Troviamo una superficie, comunque uno chassis interamente in plastica, una plastica davvero robusta.
La superficie nella parte posteriore è serigrafata con For Gamers by Gamers, classico motto di Razer, classico adesivo riportante le principali informazioni al centro nella parte posteriore, dei piedini in gomma per stabilizzare la tastiera sulle varie superfici e la possibilità di regolare l'altezza della tastiera con i piedini che sono apribili in 3 step. Proviamo anche, diciamo, il foro, comunque la guida per inserire il connettore Type-C alla tastiera. Gli facciamo sentire un po', quelli che sono i switch Razer Optical Clicky. Nel dettaglio alcuni tasti presi singolarmente. E questo, diciamo, è il suono che viene generato dagli switch clicky Razer Optical, appunto di Razer. Diamo uno sguardo agli switch stessi, come possiamo osservare il classico font stub è identico ai CRMX, quindi potremo utilizzare i classici caps per CRMX. Troviamo nella parte superiore il LED di tipo RGB e questa è la struttura dello switch Razer Optical Clicky, ovviamente identico anche a quello lineare di colore rosso. Questi sono invece i caps Double Shot PBT di Razer, che hanno una finitura leggermente rugosa e a garantire anche una sorta di grip sugli stessi. Posizioniamo il tasto sulla tastiera, diamo uno sguardo anche nella parte laterale in modo da vedere, diciamo, la forma che hanno questi tasti implementati da Razer per i modelli Huntsman e in questo caso della Huntsman Mini. E possiamo osservare anche la sorta di struttura sovraesposta dei classici switch di Razer. E per il momento non c'è tu è tutto, non abbiamo altro da mostrarvi in questo video unboxing. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta che trovate giù in descrizione, dove troverete ovviamente molte e molte di più, scusate, immagini dettagliate del prodotto, i nostri test, le nostre considerazioni e tutto ciò che volete sapere riguardo questo nuovo prodotto. Con questo è davvero tutto, al prossimo video unboxing, un saluto allo staff, ciao!